Un ulteriore elemento che è caratterizzabile in via grafica attraverso l'imposizione delle convenzioni relative al dipolo è il diodo. Il diodo ha una rappresentazione grafica circuitale, anzi, del suo simbolo, che è questa, e in corrispondenza ai due terminali, che si chiamano anodo e catodo, terminali tra i quali si prende una tensione che viene chiamata V del diodo e una corrente di scorrimento che è chiamata I del diodo in accordo sostanzialmente con le convenzioni classiche relative a un dipolo. La rappresentazione grafica, che è una delle possibili letture del funzionamento del diodo, le altre sono per esempio l'equazione algebrica, la rappresentazione grafica che sull'asse delle ascisse porta la tensione del diodo e su quello delle ordinate la corrente del diodo, è una rappresentazione di questo tipo, fino ad una certa tensione chiamata V gamma, che dipende dal tipo di diodo in esame e potrebbe essere intorno ai 0,7 volt, 0,6 volt, o variabile se il diodo è costruito con elementi semiconduttori di tipo diverso. Abbiamo una retta verticale qui e per valori di tensione minori una retta di tipo orizzontale. Abbiamo quindi una caratteristica del diodo che non è lineare su tutto l'arco di variazione delle tensioni VD, ma è una caratteristica che possiamo considerare lineare a tratti se la tensione VD risultasse minore della tensione V gamma, allora avremmo il tratto orizzontale. Tratto orizzontale, quindi linearità di comportamento, in particolare avendo una corrente nulla, qualsiasi sia la tensione applicata con valori minori di V gamma, quel tratto è circuitalmente equivalente ad un circuito aperto. Nel momento in cui si tenta di imporre una tensione maggiore di V gamma, allora il dispositivo risponde bloccando la tensione a V gamma, cioè a 0,7 volt, qualsiasi sia il valore di corrente che su quel diodo sta scorrendo. Per cui la corrente che può scorrere è qualsiasi, come se avessimo di fronte un cortocircuito, ma il diodo impone ai propri capi una tensione di valore V gamma, per esempio 0,7 volt. E sul diodo una corrente che risulta in questo verso, e quindi il dispositivo nel primo quadrante risulta dissipare una certa potenza statica risultante dal prodotto I per V, essendo qui la potenza maggiore di zero ed essendo questa positività caratterizzante la dissipazione stessa. Una rappresentazione un pochino più realistica del comportamento del diodo è quella che alla verticalità della retta dopo la V gamma sostituisce in realtà un andamento che è inclinato. Questo andamento inclinato mi rende la rappresentazione per valori di tensioni maggiori di V gamma non più modellizzabile solo con un generatore di tensione, perché in effetti al variare della tensione applicata tra i terminali A e B o K, che dir si voglia, del diodo, al variare di quella tensione ho una variazione della corrente stessa, o meglio, la lettura dovrebbe essere: al variare della corrente di scorrimento sul diodo ho una variazione della tensione che ai suoi capi sta cadendo. Per cui
il generatore di tensione 0,7 risulta esserci perché comunque qualsiasi sia il valore di corrente che sta scorrendo, l'incrocio mi darà un valore maggiore di 0,7, quindi una costante che è 0,7 a cui si somma un valore dipendente dalla corrente che sta scorrendo, in particolare dipendente da essa con una relazione di tipo lineare. Quella linearità è rappresentante di un comportamento di tipo resistivo e di una resistenza chiamata R piccolo del diodo o resistenza di polarizzazione diretta. Questa zona è chiamata, quella del VD minore di un gamma, una zona di polarizzazione inversa. Questa zona, considerando qui A e qui B, è una zona di polarizzazione diretta, e la scelta tra una modellizzazione di questo tipo o di quest'altra è demandata alla precisione o meno che nell'esercizio che si sta svolgendo, nel progetto che si sta svolgendo, si vuole avere nei passaggi successivi. Lo scopo della lezione era comunque quello di andare a rappresentare con una convenzione tipo dipolo un dispositivo nuovo, e quindi dalla sua rappresentazione grafica, che non ci siamo chiesti da che cosa è derivata ma abbiamo preso per assunta, abbiamo derivato un comportamento circuitale. Comportamento circuitale modellizzato con circuiti aperti, generatori di tensione e resistenze di polarizzazione diretta, e ci siamo quindi allenati alla lettura dei grafici. Questa è una delle prime volte nelle quali si rappresenta con una resistenza un comportamento di tipo lineare che non passa per l'origine. Questo non passaggio per l'origine ci porta a dover aggiungere alla modellizzazione un altro elemento, in questo caso il generatore di tensione. Il comportamento quindi del diodo è un comportamento che può essere sintetizzato nominandolo lineare a tratti, quindi lineare in alcune zone, ma nella complessità delle variazioni della tensione il comportamento è non lineare.